Penitalia 2018, altra grande novità. Siamo allo stand di Lavazza e ci troviamo in compagnia di Pietro Mazzà, il responsabile marketing per la divisione Home, OCS e Vending. Buongiorno Pietro e benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui a raccontarvi di queste importanti novità che stiamo presentando in anteprima al Venditalia di Milano. Le vedete in buona parte alle nostre spalle, di cosa si tratta? Allora, quella che abbiamo alle nostre spalle è la Mini Vending Custom Edition, è un progetto che abbiamo introdotto recentemente nel nostro portafoglio lavorando in collaborazione con Garage Italia. Garage Italia è una piattaforma creativa che è stata fondata dall'Apo il Can nel 2015 e che ha come obiettivo quello di lavorare sulla unicità e la distintività dei prodotti su cui lavora. La nostra idea era quella di provare a introdurre un concetto di personalizzazione, di customizzazione su misura, anche per dei prodotti che normalmente non hanno questo tipo di vocazione. In realtà quello che abbiamo scoperto lavorando e sviluppando questa idea è che effettivamente le nostre macchine, questa macchina nella fattispecie, che per noi è una macchina centrale nell'offerta di prodotto, è una macchina che si presta particolarmente alla personalizzazione. Abbiamo avuto la fortuna quindi di lavorare col partner giusto, di associarci a dei marchi che sono riconosciuti per la loro eccellenza, per la loro distintività, per rappresentare il Made in Italy nel mondo, e qui dietro di me ci sono i primi tre esemplari realizzati per Riva, per Campari e per K-Way. Sono previsti altri modelli in futuro? Beh, questo lo speriamo, perché in fondo l'idea, come ho detto nel discorso introduttivo, era quella di presentare tre modelli, tre prototipi, ma che non sono assolutamente esaustivi delle possibilità di personalizzazione che si aprono con questa idea. Il nostro auspicio è quello di incontrare il favore dei clienti e quindi di provare a lavorare insieme a loro per sviluppare delle offerte che siano adatte alle loro esigenze e che possano portare lo stile dei loro marchi all'interno dei loro uffici. Pietro, non termina qui, perché le novità proposte da Lavazza a Venditalia continuano con, direi, delle succulente primizie per il brand Firma. Certo, Firma è un sistema fondamentale per la nostra offerta nel canale OCS, è un sistema che abbiamo quasi completamente rinnovato negli ultimi 12 mesi, abbiamo lanciato un'intera serie di nuove macchine, ne abbiamo 4 nuove, oggi le presentiamo tutte insieme, macchine anche queste legate alla mini vending, da quell'asset dell'italianità che è il design. Anche le macchine della linea Firma hanno vinto dei premi e hanno vinto dei riconoscimenti importanti del design, come il Red Dot Design Award o l'IF Design Award. Ma le novità su Firma non si limitano alle macchine, abbiamo introdotto anche delle importanti novità all'interno della gamma capsule. Quali sono? Diciamole una per una. Va bene. Allora, all'interno della gamma capsule abbiamo voluto iniziare a lavorare, così come abbiamo fatto da un po' di tempo a questa parte, anche nelle offerte dei prodotti per la casa, su quelle che sono le grandi marche di Lavazza. In questo caso presentiamo due varianti fondamentali, la prima è Tierra. Tierra ha un ruolo importante nella gamma Lavazza, sia essa Home che OCS, che è quella di rappresentare il mondo della sostenibilità. E quindi sotto l'ombrello Tierra, nel mondo Home abbiamo già lanciato dei caffè single origin e presto ci arricchiremo anche di una gamma di caffè organici. E allo stesso modo, all'interno della gamma Firma vogliamo portare dei prodotti di alta sostenibilità ambientale che parlano a un consumatore che conosce queste tendenze già nel reparto home. Ultima ma non meno importante, anzi al contrario, introduciamo anche sul sistema Firma la qualità rossa. La qualità rossa era già nata sul sistema Modo Mio, dove abbiamo già lanciato anche la qualità rossa decaffeinato, e quindi una miscela storica, una miscela iconica di Lavazza entrerà oggi anche negli uffici degli italiani. E diciamo è l'evoluzione di quello che è stato l'esordio di Lavazza 25 anni fa, agli inizi con il sistema Lavazza Point. Pietro Mazzà, grazie per la disponibilità, un saluto per gli amici di VendingTV.it. Grazie mille, a presto, speriamo di vedervi di nuovo ai prossimi saloni con altre importanti novità, a presto. Ci saremo, grazie mille, amici, è solo una delle pochissime novità finora presentate, seguiteci perché ne abbiamo tantissime altre tra quelle presentate qui a Venditalia 2018. Non andate via, grazie. Grazie, a presto.